La vita a chi la vive, la frase del maestro Luigi Levoci, a sottolineare la grande capacità nell'esprimere la densità della vita attraverso i colori e le pennellate sulla tela, ma anche nel rendere tutto ciò che incontrava come la ricchezza della tradizione, frase ripresa nell'esposizione delle sue opere e ricordo di un'altra eccellenza di Castrovillari, il dottor Angelo Giannoni, indimenticato e indimenticabile vicepresidente del Castrovillari Calcio, protagonista dello storico salto nel professionismo, uomo che ha vissuto intense stagioni dello sport e della vita sociale della città e che il circolo cittadino di Castrovillari, di cui lui è stato presidente per 6 anni, ha voluto ricordare in una bella serata organizzata nella sala a lui dedicata tra le opere del grande maestro Levoci. Due illustri castrovillaresi che sono appunto il maestro eccelso Luigi Levoci, a cui la città di Castrovillari attraverso le varie associazioni ha dedicato l'ennesima mostra. Si tratta di 19 opere pittoriche, sia oli che disegni, e poi l'illustre e compianto Angelo Giannoni, che si è reso molto attivo sia nel mondo dello sport che nel mondo della cultura, ha avuto 2 mandati come presidente all'interno dell'Associazione Culturale Circolo Cittadino di Castrovillari. Un ricordo di tuo papà e soprattutto che cosa avrebbe detto lui di questa serata? Di sicuro sarebbe stato felicissimo, perché stimava tanto il maestro Levoci ed è sempre felice, ed è stato sempre felice di portare avanti comunque il suo nome e la sua arte comunque in giro per Castrovillari, per l'Italia, perché mi ricordo anche che proprio prima di venire a mancare andò a Torino a una sua mostra, invitato appunto dal fratello, una mostra molto importante anche, ed era molto felice appunto di partecipare a quell'evento. Tuo papà ha dato tanto a Castrovillari, sia dalla parte diciamo culturale, dalla parte sportiva. Sì. Si è sempre prodigato. L'ha fatto sempre con il cuore e con amore. Ed è una cosa molto bella. Ed è una cosa molto bella da esempio per tante persone. Diciamo che è un bel evento per ricordare 2 illustri concittadini che tanto hanno dato a Castrovillari, anche se in momenti e in modi diversi, come il maestro Luigi Levoci e come il dottor Angelo Giannoni, a cui questa sala è stata dedicata e che lui era il presidente di questo circolo. Hai detto bene, ed è con grande piacere che tutto il direttivo ha inteso promuovere questa mostra in onore di un grande artista e pittore come Luigi Levoci a livello internazionale, forse non molto apprezzato nella sua terra, e poi al grande Angelo Giannone, presidente per 6 anni del nostro circolo cittadino, uomo di grande cultura, con la passione in particolar modo per un maestro come il Levoci, e quindi questa occasione ci dà la possibilità di mostrare alla città gli ultimi dipinti di questo grande maestro. Che è un pittore originale ed eclettico, una personalità europea. Ricorderete che è stato insignito in Campidoglio del premio Personalità Europea nel 2010, un artista che ha donato molto alla città, compenetrando la sua azione artistica, no? E dotando la città di numerosi murales, ad un'azione anche pedagogica ed educativa, cercando di insegnare ai ragazzi in Davanedda, vale a dire nei vicoletti di Castrovillari, la gioia della vita e la liberazione nell'arte da tutti i bisogni che assillano l'essere umano. Sono contento poi di poter trasmettere questo mio pensiero con la vostra emittente, che come sempre ci è vicino e ci dà l'opportunità di meglio estendere questo messaggio ai nostri concittadini.